Preso a picconate, gettato dentro un cassonetto, sembrava che per Oni non ci fosse più nulla da fare, e invece no, la storia stavolta è a lieto fine. Stamane, dopo 8 giorni, il meraviglioso cagnolino è stato dimesso dalla clinica veterinaria di Palermo. Oggi la tenacia di chi ha avuto il coraggio di soccorrerlo prontamente e la professionalità dei medici veterinari che lo hanno avuto in cura hanno vinto su quell'ignobile gesto. Adesso One è in attesa di adozione, un atto di amore che gli regali una nuova vita lontano dalla strada e dai suoi pericoli. Noi invece, pazientemente, confidiamo in una svolta nelle indagini per individuare l'autore di una simile barbarie. Lui è il piccolone recuperato lunedì sera scorso, dentro un cassonetto della spazzatura, in condizioni comatose. Aveva 2 fori alla testa, pensavamo fosse sparato, visto un precedente cane sparato in quella zona. E invece poi i medici, approfondendo meglio, hanno visto che non erano pallottole di sparo, bensì 2 picconate. Ecco, la zona la vogliamo ricordare? La zona è la solita Cruillas, già nota per questi atti incresciosi nei confronti degli animali. Il cane l'ha trovato sua mamma? Il cane l'ha trovato mia mamma, che ha allertato le persone del condominio, visto che lei non guida, non aveva macchina, per cui si sono un po' mobilitati tutte le persone del palazzo a cercare di togliere i sacchi dalla spazzatura, che comunque già erano imbrattati di sangue, sia il contenitore che i sacchi della spazzatura. È arrivato in clinica in condizioni disperate, sembrava che non si potesse salvare. No, io sono arrivato un po' dopo in clinica e ho trovato il cane steso, pieno di sangue, gli usciva ancora sangue dal naso, dalla bocca, e pensavo sinceramente fosse morto, però poi i medici sono riusciti ad bloccare l'emorragia cerebrale e miracolosamente oggi è qui. Stiamo aspettando le dimissioni per portarlo via. Ecco, e adesso che fine farà One? Io spero solo che arrivi un'adozione prima possibile, il tempo delle terapie a casa, e speriamo che in tanti si propongano per l'adozione di questo piccolo. Sceglieremo per lui la famiglia più adatta, più giusta per lui. Per ora va a casa sua? Per ora va qualche giorno a casa mia, sì, per continuare le terapie. Ecco, e per adottarlo eventualmente cosa bisognerebbe fare? Mandare un messaggio nel mio telefono privato, su WhatsApp, vedrò di conoscere queste persone candidate.